Ciao ragazzi, bentornati al nostro appuntamento settimanale per parlare del mondo dei portieri e dei guanti. Sto Scusa, ma lo stai facendo? parlando dei portieri e dei guanti. No, questo è il mio lavoro, te devi parare e io parlo, per piacere. Ciao ragazzi, bentornati a questo nuovo appuntamento settimanale per parlare del mondo dei guanti e portiere e del portiere in generale. Questo simpatico ragazzone qui di fianco a me è il portiere del Cittadella Calcio, Alberto Paleari. Da oggi diventa il nostro nuovo testimonial per questa stagione e per le prossime stagioni a venire. È un piacere per me, sarò qui a rispondere a tutte le domande di Federico, per voi e per il marchio Eleven. Beh, visto che ormai la presentazione l'ha fatta lui, cominciamo. Siamo qui per questo giorno che per noi di Eleven è un giorno veramente importante perché dimostra quanti passi in avanti stiamo facendo e abbiamo fatto in questi anni che testimoniano appieno quando si lavora bene e con tutte le prospettive e le ambizioni giuste ci sia la possibilità di crescere. Se un giocatore come Alberto ha deciso di credere nel nostro progetto, vuol dire che si sta lavorando nel modo giusto e che la strada è quella giusta. Quindi per noi è un motivo di grandissimo orgoglio e vogliamo condividerlo con voi per questo motivo. E oggi vi parliamo un po' di lui, un po' della sua storia, un po' di guanti, che è la cosa più importante. Non indugiamo oltre e cominciamo subito parlando un po' di te. Chi sei, da dove vieni, qual è un po' la tua storia calcistica, insomma, che è quello che un po' interessa a chi ci ascolta. Ho 26 anni, sono del 92, ho fatto il settore giovanile al Milan, cresciuto fino alla primavera, dove nel febbraio 2010 sono stato anche terzo portiere in prima squadra nell'anno di Ibrahimovic, Pirlo, Abbiati, Sì. Amelia e Flavio Roma. E quando qualcuno di loro era out per problemi fisici, infortuni così, mi ritrovavo ad allenarmi con dei grandissimi campioni. Dopo quell'anno lì ho fatto diverse categorie, perché sono passato dalla Serie D giocando come under, ho fatto la C1 a Trezzo sull'Adda, sono tornato in Lega Pro 2 alla Virtus Bacon Verona. Dopodiché, quando la Lega Pro si è unificata, ho fatto altri 2 anni fra Mantova e Gorgonzola, e questo è il terzo anno che sono a Cittadella in Serie B. Complimenti, beh, ed è la dimostrazione che anche per chi parte un po' dal basso, insomma, di speranze di arrivare in alto ce ne siano con il lavoro, con. Ho avuto una bella scalata, possiamo dirlo, fatta di tanto lavoro, di tanta dedizione, di amore comunque per il ruolo, che mi ha permesso appunto di superare, vincere qualche campionato e arrivare a questi obiettivi. Chiaramente la Serie B non è un traguardo, anzi è comunque Uno step un'ottima importante, categoria, chiaramente certo. uno step importante, però come Cittadella, vivendo gli ultimi 2 anni da protagonista, facendo per 2 anni consecutivamente i playoff, questo è il terzo anno, quando si dice non c'è due senza tre, vogliamo Ah, riprovarci e certo. da parte mia, sposando anche questo progetto, vediamo se riesco a parlare di Allora. più. La cosa bella è anche che molte volte si ragiona sul secondo portiere, il primo portiere, che i secondi di solito siamo in una posizione per la quale sembra impossibile quasi fare la scalata. Invece nel tuo caso è una bellissima storia per il fatto che comunque hai fatto delle stagioni nelle quali magari sei partito svantaggiato e sei riuscito con il lavoro e con delle prestazioni quando ti sei data l'occasione di un certo livello di guadagnarti la conferma da titolare, e questa insomma sarà la stagione nella quale insomma Ah, parti. ci credo anch'io, ci credo molto. Chiaramente l'anno scorso, avendo fatto 17 partite, arrivando anche con la Lazio in Coppa Italia, mi sono giocato le mie carte bene, facendomi trovare pronto nelle occasioni giuste. Quest'anno voglio confermare quello che di buono ho dimostrato in passato per vedere se sono di un buon livello o Certo. comunque se devo ancora lavorare tanto per crescere e confermarmi in categoria. E quindi giustamente da titolare hai deciso di fare l'upgrade anche per quanto riguarda l'attrezzatura tecnica, e in questo caso noi ci mettiamo la faccia e ci mettiamo i guanti. Quindi rimanendo sempre in tema portiere, insomma, sono domande che interessano un po' tutti perché c'è sempre questo dualismo portiere, quello un po' più sobrio, quello più spericolato, quello più spettacolare. Tu come ti definisci? Cioè, che tipo di portiere sei sia caratterialmente che a livello tecnico? Io sono abbastanza equilibrato, non sono un portiere solo cinema, ma non sono un portiere casa e chiesa, Sì, mettiamola sì, sì. in questo modo. Ammiro grandi portieri che fanno parate spettacolari, ma
l'importante, come dico sempre, è parare. Certo. Quindi, se serve la parata spettacolare, è bello farla, è bello avere la foto ricordo. Se non serve la parata spettacolare, preferisco fare una presa e far ripartire la mia squadra. Certo. Nelle tre categorie mi ritrovo un po' in entrambi, perché il portiere non è solo una cosa, ma deve avere anche la testa, la pazienza, la calma in determinate Certo. situazioni per agire in modo più appropriato. Avere tutte queste caratteristiche in sé, a differenza di quello che si crede solitamente, e di saper tirare fuori quella giusta al Nel momento momento giusto. giusto. E a livello caratteriale invece sei più un espansivo, sei uno più introverso, uno che parla, uno che invece dà solamente con la presenza aiuto alla squadra. Bisogna aiutare molto, perché comunque siamo dietro, vediamo tutto, abbiamo le giuste proporzioni, quindi anche un consiglio in più, una parola in più a un difensore riguardo magari un taglio, un uomo magari non marcato, può sempre aiutare, perché Certo. anche il difensore, correndo e tutto, fanno fatica in affanno, magari verso la fine della partita, a essere ancora concentrati come il primo minuto. Quindi, con la nostra voce, col nostro consiglio, sicuramente possiamo aiutarli, dando nel momento giusto la parola giusta, anche solo un incoraggiamento. Magari hanno fatto un errore o uno stop sbagliato. Sappiamo benissimo noi quando prendiamo un gol come ci sentiamo subito nei momenti successivi. Stessa cosa succede agli altri, chiaramente in maniera meno grave. Con una parola positiva, un segnale, possiamo aiutarli e farli cancellare subito. Ricordo bene quando magari noi facciamo un errore, una pacca sulla spalla di conforto dalla nostra punta ci fa sempre un effetto Certo. di dire: cavoli, abbiamo preso gol, ma abbiamo il sostegno e un secondo dopo dobbiamo cancellarlo. Certo. Questo serve anche per i compagni. A questo proposito, hai un portiere, hai un idolo che magari anche quando eri piccolo ti ha aiutato tanto a crescere o al quale ti sei sempre ispirato e ti ispira ancora adesso? Mi piace molto analizzare tante scuole di portieri diverse, cercare di ricavare e trovare il meglio di ognuna di esse. Certo. Sempre di più si vede un mix di culture, perché magari i portieri stranieri vengono a giocare in Italia e così via. Certo. Quindi magari vediamo dei fondamentali che fino a pochi anni fa non esistevano qui da noi. Quindi amo, sì, vedere dei video dei grandi portieri. Preferisco anche captare da un qualunque portiere Certo. medio di serie B una caratteristica che ha e cercare di rubargliela. Stessa cosa dei miei compagni, come quest'anno Maniero, l'anno scorso Alfonso e così via. Cercare di rubargli il fondamentale tecnico che a loro viene meglio. Certo. Secondo me, confrontandosi giorno dopo giorno con scuole diverse, riusciamo sempre di più a perfezionarci e migliorarci. Il portiere moderno deve essere un portiere veramente a tutto tondo, come dicevamo anche prima a livello caratteriale. Quindi è sicuramente molto molto interessante come tipo di impostazione e poi sicuramente quello che ci possono insegnare le persone vicine a noi, oltre che quelle lontane, è sempre importantissimo. Venendo a parlare invece di guanti, il tuo rapporto con i guanti in generale qual è? Cosa cerchi in un guanto? Cosa sono le prime cose che guardi? Sono uno attento al minimo dettaglio oppure sei uno che è uno strumento del mestiere, sta morta lì? Oppure se hai qualche rito particolare, scaramantico, legato a questo, abbiamo letto e sentito di più, di tutto e di più. Allora, il mio rapporto col guanto è un rapporto chiaramente di amore, perché le mani sono il nostro strumento da preservare, da curare. Il guanto per me deve essere prima di tutto confortevole, deve avere un bel design, perché comunque è anche importante vederselo e comunque Sì, sentirlo siamo un po' bene. così nei portieri, siamo attenti E alle piccolezze. per me deve avere una buona sensibilità, perché comunque pariamo con le mani, non è il guanto che para per noi. Magari esistesse il guanto magico Esatto. che con una Ci calamita. stiamo lavorando. Però comunque deve essere funzionale. Quindi il guanto per me deve essere essenziale. 5 dita, un pollice, un No, però è vero, dai, qua. Noi li mignolo. vogliamo con cinque Noi dita, vogliamo quindi. con 5 dita. Ci sono dei tagli che mi piacciono di più rispetto a tagli che mi piacciono di meno. Un taglio ibrido come Kruger e come Adder a me piace molto. Adder chiaramente sono nuovo anch'io, non vedo l'ora quando arriverà. Con Kruger mi sta trovando molto bene, ho già disputato queste gare di Coppa Italia. Il mio rapporto col guanto è un rapporto giornaliero, quindi facciamo spesso tanti doppi, dalle 4 alle 5 ore al giorno. Mi piace utilizzare lo stesso guanto che uso in allenamento anche per la partita. La sensibilità che ho in allenamento la voglio riportare chiaramente anche la domenica, Certo. affinché riesca a mantenere la giusta percentuale di umidità, riesca a sentirmelo veramente mio, non Chiaro. come
magari la domenica aprire un guanto nuovo, ok, attaccherà molto, terrà molte palle, però magari non si è ancora sformato bene, perché Sì. comunque il guanto Devi deve diventare tuo. diventare la tua mano. Sì. Come scaramanzie sinceramente non ho molto, preferisco sempre indossare prima il guanto destro rispetto al guanto sinistro. Ultimamente, vista anche la vestibilità aderente del guanto, mi faccio aiutare da un mio compagno, In da sempre lo particolare. stesso. Fin quando si vince sarà questa, poi magari Esatto. si cambierà. Rimanendo su questo discorso, valeva per me quando ero piccolino, però mi chiedevo sempre, ma i portieri professionisti quanti useranno? Ce n'hanno uno nuovo ogni domenica, li cambiano ogni tot. Invece, anche con quello che stai dicendo te adesso, la cosa interessante è scoprire che anche loro, anche voi, avete bisogno di un rodaggio per ogni singolo. Poi ovviamente ci sono portieri e portieri, però è interessante sapere quanti in realtà abbiano bisogno comunque di un rodaggio nonostante abbiano il guanto nuovo a disposizione, ecco. In media tu quanti guanti utilizzi l'anno? Perché si sentono cifre, no, assurde, si sentono i portieri che hanno addirittura 100, altri portieri invece che sono più essenziali. Chiaramente dipende tanto dal periodo, perché nel periodo di ritiro non sappiamo mai anche che clima ci aspetta, quindi magari troviamo 3 giorni di acqua pesante, siamo costretti a dover utilizzare per forza, allenandoci anche 2 o 3 volte al giorno, un paio nuovo. All'incirca sono sulle 15-20 paia all'anno, contando che in una settimana vengono fatti anche 12 allenamenti, 10-12 allenamenti, 6-7 allenamenti, che per me 6-7 allenamenti Non vuol sono dire 3 giorni. niente, infatti. Per qualcun altro 6-7 allenamenti sono anche Due 2-3 per settimana, settimane. certo. Però per me, essendo comunque tutti lì vicino, Chiaro. sto molto attento alla secchezza, all'umidità, come tenerlo, come Certo. curarlo, come lavarlo. Sono dei dettagli che Vabbè. in questi Poi c'è da notare anche il tanti. fatto, perché molti dicono, no? Ma i professionisti si allenano in campi stupendi. A parte che non è sempre così, mi dicevi, no? Cioè, siete fortunati comunque, Sì, no, sicuramente, diciamo. sicuramente la Serie B è già una categoria che non ci alleniamo sui sassi, però chiaramente anche noi, avendo un campo a disposizione, due con il sintetico, quando devono rifarlo, quando devono seminarlo, andiamo anche in campi magari meno belli, un pochino più Certo. duri, un pochino meno livellati. Non sono neanche le 7 sedute comparabili, nel senso che in media il tipo di seduta a livello di intensità vi spremono Certo, abbastanza, ecco, per bisogna cui. allenarsi per il livello che è mediamente alto. Certo. Hanno fior fiori di giocatori che se non ti alleni al Eh sì. 2000% è veramente difficile. Noi siamo anche 2 ore sul campo, di cui 1 ora e 40 prettamente col preparatore dei portieri. Di tuffi e prese, superi le Sì, 500. sì, sì. Quando vedi un guanto, qual è la prima cosa che guardi? Allora, se non lo posso chiaramente toccare, tastare con mano, il design, il taglio, quello che mi immagino in questo guanto. Certo. Quindi vedo una foto e dico, prima di tutto, se mi piace. L'occhio vuole la sua parte, come tutto. Seconda cosa, se ha in generale il taglio che fa per me. Certo. Se non ci sono questi presupposti, lo analizzo comunque. Vedo se c'è della tecnologia dietro, se c'è uno studio dietro e grazie a questo chiaramente faccio le mie scelte. Certo. Perché se vedo che una persona ha ragionato a lungo su come disegnarlo, su come analizzarlo, su come Certo. realmente poi è strutturato il guanto, gli do comunque molta fiducia e lo testo. E se invece ce li hai sotto mano, la prima cosa che su cui ti lanci proprio? Sarà un po' strano io, però lo sento, è tanti anni che chiaramente ci Sì, lavoro certo. insieme, a pelle anche solo indossandolo la prima volta, riesco già un po' a A capire figurartelo. se potrebbe fare per me. Quando i ragazzini magari mi scrivono, mi chiedono come mai usi quel determinato taglio, così faccio anch'io un po' fatica a rispondere. Chiaro. Perché è una cosa molto soggettiva. Comunque questa collaborazione con Eleven sarà una collaborazione anche per il futuro, per analizzare appunto e cercare sempre di migliorare Certo. questi guanti. Fuori dall'intervista ho analizzato con mano i prototipi per arrivare a Kruger, per arrivare ad Adder, e a Hulk e a tutti gli altri modelli prodotti in questi anni. Vedo veramente lo studio e la dedizione che la famiglia Eleven mette nel prodotto. Quindi nel mio voglio comunque dare questo contributo e lo darò. Sono stati fatti 10 prototipi a guanto praticamente. Dietro le quinte, prima abbiamo visto proprio lo scatolone dei prototipi, che è un po' uno scatolone veramente degli incompiuti.
con tantissimi guanti che magari si assomigliano, da distante potresti dire sono simili, poi li prendi in mano e dici no, ma Sono. questo non è. Dopo quando becchi quello giusto, però dici è Lo lui, è senti, finito. sì, lo senti. Quali sono i motivi che ti hanno un po' spinto a fare questa scelta? Siamo una realtà piccola, una realtà ambiziosa, però insomma ci troviamo tutti i giorni a combattere, a confrontarci con delle realtà affermate a livello nazionale e internazionale e delle realtà mondiali. Ho riscontrato nella famiglia Eleven un'applicazione veramente totale, una dedizione al 100% per il prodotto ed è una cosa secondo me encomiabile. Ho osservato prima con Federico tutta l'analisi su computer, su carta e non solo, su tablet, di questi modelli, ma anche del futuro che verrà dettagliatamente, sempre con un occhio critico e un occhio per il consumatore finale. L'analisi che è uscita dal Kruger è che è veramente un guanto top di gamma. Ne ho provati tanti, ne ho studiati anche tanti perché sono un amante del guanto, confrontandomi anche con altri colleghi, con sponsorizzazioni, come dicevi tu, anche di marchi mondiali. Abbiamo veramente riscontrato in questo modello un qualcosa di eccezionale. Non mi sarei mai legato, sono sincero, lo posso dire anche a tutti, a una famiglia, a comunque a un marchio senza delle fondamenta, con un prodotto magari non buono, ma qui non è così. Cioè, qui ho veramente trovato un guanto che posso veramente paragonarlo e posso consigliarlo anche come ho già fatto ad altri miei colleghi. Sono veramente entusiasta anche perché adesso sono come tutti curioso di Adder, perché ne parliamo tutti, ma Adder è ancora in viaggio, ad oggi è ancora in viaggio. L'ho toccato, esiste. Sappiamo che di base c'è qualcosa di forte e per il futuro ci sarà qualcosa Ah, di certo. altrettanto super. In te ho riscontrato anche una persona che ha lo stimolo e ha l'interesse nell'andare a fondo le cose, quindi c'è stata subito la sinergia, la No, le sintonia. persone non lo sanno, però io sono critico. Il prototipo deve essere brutto, giustamente, perché se no, Certo. se il primo prototipo fosse subito super, sei un genio. Se i prototipi sono brutti, va bene, perché è Certo. giusto migliorarli poco alla volta per rendere perfetto l'ultimo uscito. Volevo chiederti un consiglio per tutti coloro che hanno un'età, insomma, sono già adolescenti oppure sono ancora ragazzini e sognano di fare quello che stai facendo tu. Cosa ti sentiresti di dire loro? Ti sentiresti di incoraggiarli? Il consiglio più grande che posso dare è quello di lavorare duramente, essere molto costanti. La nostra vita è come un campionato. Non si vince alla prima giornata, ma si deve vedere nell'arco delle 40 partite. Quindi con costanza, determinazione, amore del ruolo, perché d'inverno ci si deve buttare nell'acqua, Certo. quando piove sei lì da solo. D'estate usi la calzamaglia e la termica Ah lunga. sì. Hai molte più responsabilità, ma comunque le devi saper accettare e le devi prendere. Chiaramente ai giovani portieri invito ad avere pazienza, che le cose non arrivano a caso e non arriva tutto subito, bisogna costruirsele. Sono l'esempio io che dalla primavera del Milan, che poteva essere Ah sì. l'apice, ho dovuto fare tutte le categorie. Poi sono esempio primavera del E Verona invece. Piccolo. ringrazio te, Grazie mille. saluto tutti, sono comunque disposto ad anche ascoltare i vostri commenti, Certo. a seguirvi qua sotto, come fanno gli youtuber. E Grazie basta. mille. In Ciao a bocca al tutti. lupo. Viva Ciao. Eleven. Alla prossima settimana.